Oggi 8 ottobre si festeggia il compleanno, festeggiamo il compleanno di Raffaele La Capria. Subito dopo la sigla. Auguri a Raffaele La Capria, oggi compie 96 anni, è nato l'8 ottobre del 1922 a Napoli. Ha sempre dichiarato Raffaele La Capria che qui solo una volta chiameremo con il soprannome che molti, con il quale molti lo chiamano, ossia Dudù, che nella sua famiglia quando è nato, quando era giovane, stiamo parlando proprio negli anni 20, negli anni 30, si parlava in perfetto italiano, non si poteva parlare in dialetto napoletano, in lingua napoletana, e lui doveva rubare un po' il colore, la vitalità del dialetto napoletano dalla domestica di casa, la signora Rosaria, così ha sempre dichiarato. Per lui il dialetto napoletano è come se fosse una coperta calda, qualcosa di materno che lo avvolge, lo fa star bene. E quando può viene a Napoli ancora Raffaele La Capria e va nel centro storico, precisamente nella zona di San Gregorio Armeno, innanzitutto perché è lì che ritiene Raffaele La Capria si parli il napoletano, quello corrente, quello vivo, quello mutevole, e soprattutto lì che gli ricorda nella zona di San Gregorio Armeno che può essere Natale anche d'estate, visto che i negozi di presepi, di pastori non chiudono mai. Raffaele La Capria ha sempre dichiarato che quello che lo scoccia di più è quando lo telefonano i giornalisti ogni volta accade qualcosa a Napoli di cronaca, un omicidio o qualsiasi cosa, chiamano Raffaele La Capria, come lui dice, a dovermi giustificare o a dover giustificare la città di Napoli di qualsiasi evento. E ciò, ritiene La Capria, non accade invece per altri personaggi del mondo letterario che sono nati in altre città d'Italia. Raffaele La Capria è sempre stato un personaggio critico verso la società, verso la realtà. Ha scritto con Francesco Rosi il bellissimo film Le mani sulla città, un atto d'accusa impietoso verso l'abusivismo edilizio, verso i palazzinari che stavano stravolgendo il volto di Napoli dopo la Seconda Guerra Mondiale. Un film davvero che vi consigliamo di vedere per chi non l'avesse visto. Raffaele La Capria divenne famoso con il suo secondo romanzo, un vero e proprio capolavoro della letteratura italiana, Ferito a morte, del 1961. Tra l'altro il libro vinse il premio Strega. Qui andiamo a consigliarvi questo libro, altri due libri, e chiuderemo anche con una citazione del suo penultimo libro. Gli altri due libri sono L'armonia perduta, una raccolta di saggi sulla città, una lunga lettera, riproposta nel libro Un'amorosa inchiesta, anche questo libro davvero da leggere, bellissimo. In occasione dei suoi 80 anni la Mondadori gli dedicò il volume dei Meridiani e lui disse ironicamente: vogliono uccidermi, ricordando che in realtà ogni volta quasi tutti gli autori che hanno avuto un Meridiano in omaggio sono morti da tempo. Chiudiamo qui con una citazione dal suo penultimo libro, Ultimi viaggi nell'Italia perduta. Scrive Raffaele La Capria, guardando con uno spirito critico e davvero impietoso la nostra società, quella italiana. Siamo un popolo di scimmie, dedito allo smantellamento, brutale alla distruzione metodica della bellezza, alla trasformazione di luoghi bellissimi in luoghi senza anima. Stiamo sfregiando sistematicamente questa bellezza da 40 anni, scrive La Capria nei Ultimi viaggi nell'Italia perduta. Senza capire che devastare l'Italia significa anche annientare la vita sociale, poiché il degrado ambientale è sempre accompagnato da un degrado umano. Tanti auguri a Raffaele La Capria per i suoi 96 anni. Da Napoli, e siamo sicuri da tutta Napoli, un grande abbraccio. Appuntamento a domani.